loro disegno Scotti, che la prima parte dei nostri incontri, mi sento? Sì. È stata dedicata al tema del significato di fondo sul quale cresce la storia dell'Occidente. Una crescita che culmina nella destinazione della tecnica al dominio. Stiamo parlando del significato di fondo in cui cresce dunque anche il senso comune. Un significato che incomincia da che l'uomo abita la terra, ma che ha una tensione particolare quando col popolo greco il diventare altro da altro incomincia ad essere pensato come il diventare nulla da nulla. E da allora l'uomo incomincia a nascere e a morire di fronte al nulla. Altro è nascere e morire non sapendo alcunché del nulla. Altro è nascere e morire sapendo che la nascita è un provenire dal eutrumeontos, loro ricordano, dice Platone, e che il morire è andare eistomeon, nel nulla. Ricordano la definizione platonica della poiesi. Ebbene, dopo questo primo tratto del discorso dove la potenza della fede nel diventare altro è messa in rilievo, si è incominciato a tracciare un grande punto interrogativo sulla verità di ciò che sta alla base di tutte le nostre convinzioni, nostre in quanto abitatori della terra. E tutti noi, in quanto abitatori della terra, siamo convinti che le cose, in quanto cose, siano un diventare da altro altro. Ma è proprio questa convinzione che stiamo incominciando a mettere in rilievo, in discussione, e abbiamo incominciato a rilevare il non apparire del diventare altro. Questo è stato il punto d'arrivo, mi pare, del nostro ultimo incontro. Il diventare altro non appare. Risentiamolo rapidamente questo discorso che è decisivo, perché la nostra convinzione nel diventare altro è convinzione nell'evidenza radicale di questa figura, nell'evidenza e nella verità radicale di questa figura. E penso che loro ricordino che è in nome della fede in questa evidenza che è ciò che chiamiamo il sottosuolo filosofico del nostro tempo mostra l'impossibilità di ogni eterno, di ogni legislazione eterna, che con la sua presenza, penso che questo loro lo ricordino, con la sua presenza vanifica il diventare altro, e cioè avevamo usato la formula entifica il nulla del futuro e il nulla del passato, l'entificazione del nulla. Quindi all'interno della fede nel diventare altro, ciò che chiamiamo sottosuolo del pensiero filosofico, del sottosuolo filosofico del nostro tempo, è la forma più radicale e più rigorosa di questa fede. Ma è appunto il
rigorizzarsi di questa fede che ora stiamo mettendo in discussione, incominciando a rilevare il non apparire del diventare altro che consideravamo nella sua forma ontologica, nella sua forma ontologica. Si diceva ciò che diventa nulla non può apparire così come appariva prima di diventare nulla. Ciò che secondo la fede nel diventare, la fede nella sua forma rigorosa, cioè ontologica, ciò che secondo la fede ontologica nel diventare è un diventare nulla, non può continuare, è impossibile che continui ad apparire. Secondo questa stessa fede, è impossibile che continui ad apparire così come appariva prima di diventare nulla. E ci eravamo restati a questo punto, ma ora vorrei invitar loro a riflettere su questo, sul significato di questo non apparire. Non apparire vuol dire non appartenere all'apparire. Ma che cos'è questo apparire? Mi ricordo che alla fine del nostro incontro precedente uno di loro, o una di loro, mi aveva invitato a esplicitare il carattere trascendentale dell'apparire. Ed è su questo carattere trascendentale dell'apparire che ora vorrei soffermarmi. Diventando nulla, la cosa non appare più, quindi non appartiene più all'apparire. Incominciamo a dire non appartiene più alla totalità di ciò che appare. Poiché secondo, ripeto, poiché secondo la fede la fede ontologica nel diventare altro, si afferma l'annientamento del diventante altro, e allora l'annientato non può continuare ad apparire. Mi ricordo che mi ero avvalso dell'immagine del cielo. Il sole percorre la volta celeste. Quando tramonta, se domandassimo alla volta celeste che ne è del sole, la volta celeste potrebbe dire qualcosa? Vorrei una risposta. Cioè, il sole attraversa la volta del cielo, poi tramonta. Allora ci rivolgiamo al cielo e gli domandiamo che ne è del sole? Ci rivolgiamo alla volta celeste chiedendo che ne è del sole? La volta celeste può informarci sulla sorte del sole che è uscito da essa? No. Ecco, io sento un mormorio che ho interpretato come no. Quindi è un no che deve essere fortemente reclamato. La volta celeste non può informarci della sorte del sole che è uscito dalla volta celeste. In luogo della volta celeste mettete appunto la totalità dell'apparire. E allora, poiché la fede nell'annientamento delle cose e insieme fede nello scomparire di ciò che si è annientato, è impossibile che la totalità dell'apparire mostri che ne è di ciò che secondo quella fede si è annientato. E che annientandosi è uscito dalla totalità dell'apparire. E totalità dell'apparire vuol dire apparire trascendentale. Che cosa intendiamo con questa parola?
che è stata, ha avuto una storia, che forse ne altera il senso, ma la introduciamo per il fatto che ne abbiamo bisogno. Cioè, oggi si fa un gran parlare, ma innanzitutto perché è la scienza che continua a pensare in questo modo al mondo che precede il mondo umano. La scienza oggi è in grado di calcolare i tempi che precedono l'avvento dell'uomo sulla Terra e afferma i tempi che seguiranno la scomparsa dell'uomo sulla Terra. Ma io chiedo a loro, questi tempi che precedono e seguono la comparsa dell'uomo sulla Terra, non appaiono o appaiono? Sono in qualche modo noti o sono assolutamente ignoti? Si può cominciare a rispondere dicendo, ma non li osserviamo col telescopio, non sono sensibilmente percepibili. Certo, guardare col telescopio e percepire sensibile sono modi in cui si presenta ciò che appare, però non sono gli unici modi. Per esempio, pensiamo al numero 3, il numero 3 non è qualcosa di osservabile al telescopio o di toccabile sensibilmente. Allora, questi infiniti tempi che precedono l'uomo e che seguono l'uomo, ed è una domanda che faccio a loro, quindi vorrei sentire anche qui una risposta, questi tempi sono assolutamente ignoti o in qualche modo ci stanno dinanzi? E ci consentono di dire che ci sono dei tempi che precedono l'avvento dell'uomo sulla Terra e ci sono dei tempi che seguono questo avvento. E quindi, se io dico appartengono essi stessi all'apparire, se la risposta è sì, trova il loro consenso o no? Dunque, la domanda è, ciò che noi riteniamo precedente la vita dell'uomo e susseguente questa vita, questo prima e dopo l'umano, è in qualche modo appartenente a ciò che appare o no? Se non fosse appartenente, non potremmo nemmeno dire che c'è una vita, che c'è un tempo che precede l'umano e un tempo che segue l'umano. Cioè anche questi infiniti tempi del prima e del dopo l'uomo sono qui essi stessi presenti in qualche modo, presenti come ignoti, ma non così ignoti da non essere presenti come ignoti. In qualche modo sono noti. Non è una figura che apparteneva soltanto alla scienza, questa dell'apparire del non umano, perché tutti loro conoscono la figura kantiana del Das Ding an sich, la cosa in sé. La cosa in sé che cos'è? È la cosa considerata indipendentemente da ogni percezione soggettiva umana della cosa. La cosa in sé è la cosa che non è rivolta verso l'uomo. Non è aperta la conoscenza dell'uomo, ma è appunto chiusa in sé, appunto per questo an sich. Ma anche qui l'idealismo ha capito che non è così chiusa in sé,
da non essere appunto in qualche modo nota e scritta nella critica della ragion pura. La cosa in sé è nota, anche se è considerata come l'assolutamente ignoto, è però nota nella sua abissale lontananza dal noto. Ne parliamo, la conosciamo. Ma io mi metto un altro esempio. Credo che tutti loro conoscano quella affermazione di Dostoevskij a proposito di Cristo. In una lettera celebre Dostoevskij scrive: se da una parte ci fosse la verità e dall'altra Cristo, e io sapessi che Cristo non è la verità, io sceglierei Cristo e non la verità. Allora, in questo discorso, Cristo è un equivalente dei tempi infiniti che precedono la vita dell'uomo sulla terra. È un equivalente della cosa in sé kantiana. La cristicità vuol dire l'essere assolutamente altro da ciò che è noto. E ci sarà poi un teologo, Karl Barth, che parla appunto del das ganz anderes, il totalmente altro. E anche Barth, quando parla del totalmente altro, allude al divino, così come Dostoevskij allude al divino parlando dell'irriducibilità del Cristo alla verità. E però, anche qui, questo Cristo irriducibile rispetto alla verità, questo ganz anderes, totalmente altro dal noto, non sono così totalmente altro da non essere nemmeno dicibili. Sono dicibili. In quanto dicibili sono manifesti, appaiono, cioè essi stessi rientrano a modo loro in quella totalità dell'apparire che ci eravamo proposti di chiamare trascendentale. Allora, trascendentale vuol dire un apparire che non sta al di là di questo apparire qui ora, ma che non si rinchiude nelle singole cose che appaiono, le include avendole insieme oltrepassate nell'apparire di altre cose e infine della totalità delle cose che appaiono. Questa è la trascendentalità dell'apparire, naturalmente da non confondere con la trascendenza in senso teologico. No, il trascendentale è questo qui, ma è questo qui inteso come totalità dell'apparire. E visto che siamo in una università dove c'è anche la facoltà di psicologia, può essere interessante rilevare come stiamo parlando di una figura, la totalità dell'apparire, che è perduta radicalmente di vista dalle scienze psichiatrico-psicologiche, neurologiche, le quali, quando parlano della mente e a maggior ragione del cervello, si riferiscono a una parte di ciò che appare. Per quanto riguarda il cervello è ovvio. Il cervello è sul tavolo anatomico, occupa poco spazio, anche la mente è intesa in tutte queste discipline che appartengono
che incarnano a loro volta la specializzazione scientifica, per tutte queste discipline anche la mente è una tra le cose. Tanto è vero che prima abbiamo detto, prima dell'uomo ci sono i tempi del preumano e dopo l'uomo ci saranno i tempi che conducono poi all'entropia, dove si produrrà la cessazione di ogni forma di vita per il livellamento termico. La mente quindi è un luogo particolare, anche considerando la mente della totalità dell'umanità, è un luogo particolare preceduto da altri tempi e seguito da tempi. Quindi la mente è una parte di ciò che appare, e la totalità di ciò che appare è quindi una figura ignota o perlomeno dimenticata da parte della scienza, ma è anche la mente originaria. La totalità di ciò che appare, diciamo che sia la mente originale, perché il carattere essenziale della mente è l'essere la manifestazione di qualcosa. Mens vuol dire, deriva da maneo, rimango. La mente è il luogo in cui rimangono le cose, ma in che senso? Non come il carbone rimane nel sacco, ma come qualcosa rimane nell'apparire. La mente è l'apparire di qualcosa. Parlando dell'apparire in senso trascendentale, quindi ci riferiamo a a una figura ignota al sapere scientifico e che invece tende, come penso che loro sappiano, al riduzionismo, cioè al tentativo di ridurre la mente al cervello, ma anche ogni forma di riduzionismo lavora all'interno di ciò che appare. Il ridurre la mente al cervello vuol dire ridurre una cosa particolare a un'altra cosa particolare. Ci serve qui da dire qualcosa di interessante a proposito del riduzionismo, ma c'è qualcosa di più interessante che viene a dire loro questa mattina sull'onda del non apparire, del diventare altro. Perché si tratta di comprendere non solo che il diventare altro non appare, ma come mi pare avevo accennato alla fine del nostro incontro precedente, si tratta di capire che la fede nel diventare altro è la forma più radicale di follia che possa competere all'essenza dell'uomo. La forma più radicale vuol dire che il peccato originale è irrilevante rispetto a questa forma più radicale di follia. Ogni peccato originale è un piccolo peccato rispetto a questa essenziale caduta nella non verità. Quindi questa affermazione ci impegna un poco. Stiamo dicendo niente meno che ciò che per l'essere uomo è l'evidenza suprema, il diventare altro, che poi culmina, ripeto, nella forma ontologica del diventare altro, ciò che per l'uomo è l'evidenza suprema è la verità suprema, è la forma più radicale di follia
non a caso ho detto che il peccato dell'umano, quale è presentato nelle religioni, è irrilevante rispetto alla radicalità di questa caduta nella non verità. Perché ci azzardiamo a dire questo, correndo il rischio di sembrare noi folli ad affermare una cosa di questo genere? Ecco, proviamo a circumnavigare, non potremmo fare molto di più, questo tema essenziale. In relazione al quale va subito eliminata la possibilità di un equivoco. L'equivoco che si stia riflettendo in nome del principio di non contraddizione, laddove il principio di non contraddizione e la logica in quanto tale appartengono all'essenza di ciò che abbiamo poc'anzi chiamato follia essenziale. Quindi sentendo o adocchiando la circumnavigazione a cui accennavo prima, qualcuno potrebbe pensare, beh, ci si sta muovendo all'interno della logica. No, la logica e quindi il principio fondamentale della logica e principio di non contraddizione appartengono alla follia essenziale. E allora si potrebbe dire, ma allora ci si muove all'interno della negazione del principio di non contraddizione? Nemmeno, perché anche la negazione del principio di non contraddizione e della logica si muove all'interno della follia essenziale. E allora dove ci si sta muovendo? Proviamo a sentire. Quando mi capita di parlare di queste cose, mi avvalgo spesso di un esempio d'altra parte celebre, anche perché ha una potenza evocativa che tutti comprendono: la legna che diventa cesta, la legna diventa cesta. Dirò subito che con la parola cenere intendo designare tutte quelle componenti che secondo il sapere scientifico si costituiscono al termine della combustione della legna. Quindi chiamiamo cenere questo insieme di fattori, ma dove l'aspetto più immediatamente accessibile è la cenere. La legna diventa cenere. Intendo dire, non ci dimentichiamo degli altri aspetti che la chimica, la fisica mettono in rilievo nella combustione di oggetti. La legna diventa cenere. È evocativo questo perché potremmo dire che la fede nel diventa l'altro è la fede che tutte le cose siano legna e che la legna divenga cenere, che innanzitutto noi siamo legna che diventa cenere. Proviamo a rispondere a questa domanda. La legna diventa cenere. Il punto d'arrivo è la cenere, il punto di partenza è la legna. Il punto d'arrivo di questo processo che è un esempio del diventaranno. Nel punto d'arrivo chiedo, c'è soltanto cenere? Abbiamo ingombrato il terreno dalle preoccupazioni fisico-chimiche, che c'è anche calore, che c'è eccetera. No. Sono tutti raccolti questi fattori nel designato della parola cenere. E torno a domandare in forma diversa:
la cenere come risultato della combustione della lignea. E l'esser cenere considerata in quanto cenere, e cioè nel risultato della combustione c'è soltanto l'esser cenere. Proviamo a pensare che cosa accade se noi rispondiamo sì, c'è soltanto l'esser cenere, che è la risposta che penso che sia venuta più spontanea a loro che ascoltano. Nel risultato della combustione c'è soltanto l'esser cenere. Ma se questa è la risposta che diamo, che differenza c'è tra questa cenere, che è il risultato della combustione di questa lignea, e la cenere in generale, considerata indipendentemente dal suo essere risultato di una combustione? Facciamo o no una differenza tra l'essere cenere in quanto tale e la cenere in quanto risultato della combustione? Se loro concedono, mi concedono questo, che altro è l'essere cenere? Sto ripetendo. Altro è l'essere cenere come risultato di una combustione, della combustione della lignea. Se loro concedono, mi concedono questo, allora nel risultato non c'è soltanto l'esser cenere, ma c'è, il punto è decisivo, l'esser cenere da parte della legna. Se qualcuno non è d'accordo, alzi la mano e intervenga. Stiamo dunque mettendo il piede su questo tratto del discorso in cui si afferma che nel risultato della combustione, dove la legna diventa cenere, nel risultato non c'è soltanto l'essere cenere, ma l'essere cenere da parte della legna. Se nessuno ha da obiettare, allora consideriamo questa espressione, l'essere cenere da parte della legna, e facciamo un esempio. Se io dico l'essere alto da parte di un uomo, questo essere alto da parte di un uomo in forma diretta come il suo uomo. Dunque, la formula è l'essere alto da parte di Cesare. In forma diretta, cioè in forma proposizionale, questo essere alto da parte di Cesare, come è trascrivibile? Se io dico Cesare è alto, loro sono d'accordo? Dire l'essere alto da parte di Cesare vuol dire Cesare è alto. Ritorniamo alla cenere, a proposito della quale avevamo detto nel risultato della combustione, nel risultato non c'è soltanto l'essere cenere, ma c'è l'essere cenere da parte della legna. E allora, come nell'essere alto da parte di Cesare, possiamo dire, trascrivendolo in forma diretta, che Cesare è alto, così nell'essere cenere da parte della legna, trascrivendo questa formula in termini proposizionali, dobbiamo dire, cioè in termini in cui c'è un soggetto predicato, dobbiamo dire che la legna è cenere.
la legna è cenere. Ma io ho parlato della legna, ma come uno per gli infiniti casi del diventare altro. E se noi concediamo che nel risultato di questo caso, dove la legna diventa cenere, sia l'identità della legna col proprio altro, con quel proprio altro che era cenere, allora nella formulazione generale del diventare altro dobbiamo dire: in ogni diventare altro, il risultato del diventare altro è l'essere altro da parte di ciò che diventa altro. L'essere altro da sé. E stiamo incominciando a guardare in faccia la follia, l'essere altro da sé. Essere altro da sé vuol dire che il microfono è il tavolo, che il muro è uno di voi, che io sono la porta, che il microfono è il prato e via dicendo. Ma perché dico incominciamo a vedere in faccia la follia? Perché penso che da parte loro sia naturale dire: ah, ecco, si è mostrato che la fede nel diventare altro, si è mostrato che questa fede identifica i diversi, e cioè nega il principio di non contraddizione. No, non stiamo muovendo nella direzione di una salvaguardia del principio di non contraddizione. Perché guardiamolo esso stesso in faccia a questo principio. Per esempio, nella formulazione aristotelica, nel libro 4 della Metafisica, Aristotele dice: è impossibile, adunaton, che allo stesso convenga e non convenga insieme ama, trasliterato H, ama. È impossibile che allo stesso convenga e non convenga insieme lo stesso. Impossibile che al microfono convenga insieme di essere nella mia mano e di non essere nella mia mano. Ama insieme. Nell'undicesimo libro della Metafisica, Aristotele ripropone questa formulazione. E si riferisce al tempo. È impossibile che nello stesso tempo a qualcosa competa di essere e di non essere lo stesso. È impossibile che nello stesso tempo questo microfono competa di essere e di non essere nella mia mano. Nello stesso tempo. Cosa vuol dire? Dire che in tempi diversi questo microfono prima è nella mia mano, poi lo depongo e non è nella mia mano. Ma cosa vuol dire allora qui il principio di non contraddizione? Vuol dire che si sta riferendo, stavo dicendo che cosa vuol dire qui il principio di non contraddizione, vuol dire che tale principio si sta riferendo all'ente considerato in quanto diventante altro. Perché solo in quanto l'ente è inteso come diventante altro e da altro, solo a questa condizione si può dire che è impossibile che a un ente convenga nello stesso tempo di essere e di non essere.
Dicendo questo, si afferma che in tempi diversi a questo stesso ente compete di essere gli opposti. Prima è nella mia mano e poi non è nella mia mano. E cioè vuol dire che il suo essere nella mia mano è diventato quell'altro che è il non essere nella mia mano. Quindi, per questo dicevo prima, non stiamo riportando ciò che chiamiamo la follia estrema alla negazione del principio di non contraddizione. Appunto perché, se mi sono fatto capire, il principio di non contraddizione appartiene esso stesso alla follia estrema. E questo anche se, visto che per chi vorrà fare l'esame c'è quel testo da compulsare, nel senso dell'equilibrio, anche se a volte il linguaggio può far pensare che in quelle pagine ci sia una sorta di difesa del principio di non contraddizione. No, stiamo dicendo, se vogliamo usare questa espressione, il principio di non contraddizione, allora l'autentico principio di non contraddizione sta al di là di tutto ciò che lungo la storia dell'Occidente è stato inteso come principio di non contraddizione, principio di identità, principio del terzo escluso e costruzione logica, logistica, logica matematica, che su tale principio sono state costruite, ma non una difesa del principio di non contraddizione. E ricordo che si è dimostrato che ciò che chiamiamo destino, lo ricordano l'etimologia di destino della verità, che riesce ad essere ciò che l'episteme tes aletheias non riesce ad essere, è impossibile che riesca ad essere. Il destino della verità è ciò dove lo stante, è ciò che riesce appunto a istartai, a stare, episteme è il tentativo di stare. Destino, ricordano che sottolineavamo l'analogia tra la radice sta nella parola episteme e nella parola destino. Il destino è ciò che riesce, il destino della verità è ciò che riesce a stare. Perché riesce a stare? Penso che loro lo ricordino, perché la negazione dello stante è autonegazione. Ricordano la metafora del bersaglio dove ogni freccia è un colpir se stessa, sì che il bersaglio rimane vergine rispetto al tentativo di ferirlo, di colpirlo. No, lo dicevamo in relazione al tentativo di negare ciò che appare. Se si nega ciò che appare, la negazione presuppone l'apparire di ciò che essa nega. Cioè la negazione si fonda su ciò che essa nega e quindi essa è autonegazione. Ebbene, questo tratto di discorso dove il destino è ciò la cui negazione è autonegazione ha la propria concretezza se si tiene presente che ciò che appare, cioè gli essenti, e appaiono nel loro esser sé. Cioè, se abbiamo detto che il principio di non contraddizione non riesce
affermare ciò che esso intende ad affermare, perché legato con me alla fede nel diventare altro è legato alla convinzione che nel risultato la legna sia cenere e in qualcosa diventante altro sia altro. E ora la concretezza del destino sta nel fatto che l'essente che appare, appare nel suo essere sé. Vediamo se riusciamo a capirci. Altre volte ho detto che la filosofia non si accontenta di nulla di ciò che in qualche modo è discutibile. Può essere la più nobile, la più veneranda delle persuasioni, ma la filosofia non si accontenta della nobiltà e della venerabilità delle persuasioni, nemmeno della dignità dell'uomo. Sì, si vuole difendere la dignità dell'uomo, ma perché l'uomo deve avere una dignità da difendere? Che tutti noi ci sia convinti più o meno che l'uomo abbia una dignità che deve essere difesa, dubbio. Ma che noi ci sia convinti di questo non vuol dire che questo sia l'incontrovertibile. E allora, perché il microfono non può essere la porta? Perché qualcosa non può essere il proprio altro? Che è un'evidenza ancora più indiscutibile che non quella continuamente violata della dignità dell'uomo. Perché questo non può essere il proprio altro? Ma perché anche qui proviamo a vedere che cosa accade identificando questo al proprio altro. La parete o la porta? La parete è la porta. Perché negarlo quando spesso è utile contraddirsi? Non so se loro lo sapevano. Astani, il suo collaboratore, aveva detto: compagno, tutti contraddici. E Astani aveva risposto: bene, contraddico, ma però che serve? Dice che c'è il principio di non contraddizione, serve, ma serve anche la contraddizione. Dice, negava il valore teoretico del principio di non contraddizione, ma non per i motivi che abbiamo detto qui. Affermando il valore pratico del principio di non contraddizione. Ma anche la contraddizione serve. Ce ne danno un esempio tutti gli animali che con l'agguato, cioè con l'alterazione di ciò che essi sono, con l'inganno, riescono a vivere cibandosi delle prede. L'agguato è un modo di apparire diversi da come si è. La contraddizione serve, è come. E allora perché non possiamo appunto affermare che anche là dove sembra che non serva, la contraddizione vita serve, mimetizzarsi, serve ingannare, serve contraddirsi, serve celarsi, serve mentire. E allora perché la parete non è la porta? E proviamo a vedere che cosa accade dicendo che la parete è la porta. E chiedo a loro: se effettivamente non apparisse alcuna differenza tra la parete e la porta,
Le parole parete e porta non sarebbero due modi di indicare la stessa cosa? Vorrei la risposta. Se non apparisse alcuna differenza tra la parete e la porta, ripeto, se non apparisse alcuna differenza tra la parete e la porta, allora le parole parete e porta non sarebbero altro che due sinonimi, due modi di indicare lo stesso. Non avremmo l'identificazione dei diversi, ma avremmo due modi diversi di indicare lo stesso. D'accordo? Allora, perché ci sia l'identificazione dei diversi, è necessario che appaia la differenza tra la parete e la porta. Perché solo allora la negazione della differenza è tale. Solo se la differenza appare, la negazione della differenza è negazione della differenza. Ma anche qui, come a proposito della negazione di ciò che appare, se la negazione della differenza è tale solo in quanto la differenza appare, allora la negazione della differenza si fonda su ciò senza di cui essa non si potrebbe costituire. Quindi anche qui la negazione della differenza è autonegazione. Allora, per questo dicevo prima, guardiamo il significato concreto del destino della verità. È sì quel bersaglio che nessuna freccia può colpire, ma nel senso concreto che il destino della verità è l'apparire degli essenti, dove gli essenti che appaiono, appaiono come quell'essere sé la cui negazione è autonegazione. Sì che la figura dell'autonegazione e della negazione si riferisce non soltanto alla negazione di ciò che appare, ma anche insieme, essenzialmente insieme, alla negazione dell'essere sé di ciò che appare. Mi stanno seguendo? Ma allora abbiamo intravisto qualche cosa di decisivo, perché se la follia è estrema e il diventare altro, allora la non follia è il non diventare altro. Se il diventare altro nega il significato concreto del destino, perché afferma l'essere altro da parte del diventante altro, se la follia è questa, e poiché la follia è questa, allora la non follia è il non diventare altro. Ma che cos'è il non diventare altro? E certamente innanzitutto è l'impossibilità del diventare altro. Ma che cos'è l'impossibilità del diventare altro? È l'impossibilità del non essere da parte di ciò che è. Perché se qualcosa diventasse nulla, diventerebbe altro. Se qualcosa fosse diventato da nulla che era, sarebbe diventato da altro. E allora l'impossibilità di non essere, come lo chiameremo? E i greci avevano una parola, la parola aion, che interpretavano in questo modo. Aion dicevano, è una interpretazione neoplatonica della parola io,
Aion significa aei on, sempre essente. Sempre essente, ecco, sempre può voler dire continuando ad essere nel tempo, ma nel senso radicale che noi diamo all'impossibilità di non essere, allora aion significa impossibilità di non essere, e cioè eternità. Ogni essente è ciò in cui non essere è impossibile. Ciò significa che ogni essente è eterno, dove eterno significa appunto l'impossibilità di essere diventato da altro e di diventare altro. Il più nobile, come il più irrilevante degli essenti, è eterno. Eterno, cioè, non è soltanto un Dio privilegiato che signoreggia su un mondo contingente destinato a morire, come è stato destinato a nascere. Un Dio che è prefigurato dal vecchio Dio veterotestamentario, il quale dopo il peccato di Adamo dice: costui ha peccato perché ha mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma siccome nel centro del paradiso c'è, nel paradiso terrestre c'è l'albero della vita, allora Yahweh, cacciando Adamo, mette un cherubino a guardia dell'albero della vita e pronuncia queste parole: mettiamo questo albero, questo angelo che ha una spada fiammeggiante in mano, affinché costui, Adamo, non abbia a impadronirsi, a mangiare anche dell'albero della vita e a vivere in eterno. Beh, questo è l'atteggiamento del divino, così come compare non soltanto nel divino veterotestamentario e neotestamentario, ma in tutte le forme di religiosità che in qualche modo si accostano, presagiscono o degustano la dimensione ontologica. Il Dio è quello che trattiene, è un Dio invidioso. E trattiene presso di sé l'eternità, lasciando che le cose divengano altro. E il destino della verità di cui stiamo qui parlando mostra invece l'impossibilità del diventare altro da parte di una qualsiasi cosa. E a questo punto uno dice: ma come, non vedi che le cose diventano altro? Ecco, lui si sarebbe dimenticato di quanto abbiamo detto prima, cioè che il diventare altro non appare. Quindi il destino della verità non è una smentita di ciò che appare, ma ciò che appare è una conferma del destino. E anzi la fede del diventare altro, la violenza che vuole che appaia ciò che non appare, e vuole che non appaia ciò che appare. La violenza sta la violenza estrema, che è la sposa della follia estrema. La violenza estrema sta dalla parte della fede nel diventare altro. E se qualcuno a questo punto dicesse: ma le cose appaiono ferme, abbiamo capito che non appare e diventare altro, ma questo vuol dire che lo spettacolo del mondo è immobile? No, lo spettacolo del mondo non è immobile, varia. Ma allora che cos'è questo variare? Vediamo se
prima di chiudere questa prima parte, viene fuori da loro che cosa può essere questo variare. Non può, il diretarato non può apparire, è impossibile che appare. L'essente in quanto essente, cioè ogni essente, è eterno. Ma l'impossibilità che appaia e diventa l'altro non significa che lo spettacolo che appare sia immutabile. Vale. Ma allora che cos'è questo variare? Ma provo a sollecitare la loro risposta in questo modo. Il variare è un incominciare a apparire. Da che sto parlando, i loro corpi si sono mossi in modi infiniti. Ecco, ma ogni movimento era l'incominciare ad apparire di qualcosa che prima non appariva. Allora il variare, e anche loro avranno percepito il variare costituito da quanto andavo via via dicendo. Che cos'è il variare? È l'incominciare ad apparire. E di che cosa? Provino loro a dirlo. Incomincia a apparire che cosa? In nulla? No. È sempre. Gli essenti. Cominciano ad apparire gli essenti. Ma che cosa sappiamo ormai noi degli essenti? Che cosa potremmo sapere dopo questa breve circumnavigazione del senso del destino? Beh, dopo questa breve circumnavigazione sappiamo che sono eterni. Ma allora che cos'è il variare dello spettacolo del mondo? È il farsi avanti degli eterni. E rincominciare ad apparire negli eterni soltanto? No, e anche il loro scomparire e l'andare vieni in cui gli eterni compaiono e scompaiono, entrano ed escono dal cerchio della totalità dell'apparire. Allora facciamo 5, no? Più di 5 minuti di intervallo. E poi guardiamo se è rimasto di tempo. Dopo sentiamo anche le loro domande. Dobbiamo pedire niente, dobbiamo pedire niente, la parola, domande, obiezioni. Io volevo chiedere, qualche settimana fa parlavo che quando uno prima di nascere è un nulla, allora non riuscivo a conciliare con il teorema che è tutto eterno, il fatto che uno prima di nascere è tutto un nulla, e non avevo capito questo passaggio qua. Credo di aver capito, ma noi stiamo dicendo che dal punto di vista della fede nel diventare altro, là dove questa fede ha acquisito un senso ontologico, il nascere o venire dal nulla. Ma dal punto di vista della fede è attenzione. Quindi ci siamo dimenticati cosa eravamo prima. Ci siamo dimenticati? Lei è chiara la differenza, l'opposizione tra il discorso centrale che abbiamo fatto, tra la fede nel diventare altro e l'apparire dell'alienazione di questa fede. Sì. Sì, è chiaro. Probabilmente lei voleva una prosecuzione del discorso, un approfondimento del discorso. No, ma io intendevo quando vi ho invitato a parlare, a non andare avanti, ma
a vedere se in qualche modo ci sia un accordo o quali siano le obiezioni di fondo che loro si sentono di presentare. Ecco. No, voce. Volevo ben capire che cosa determina l'apparire e lo uscire dal campo dell'apparire degli enti. Me lo ripete? Che cos'è che determina l'uscire dall'apparire degli enti? E perché appaiono e perché escono dall'apparire? Buono, anche questo però è un invito all'approfondimento, però è un tema che è più vicino a quello che abbiamo detto e cioè mi invita a sviluppare il discorso. E proviamo a farlo in questi termini. Se tutto e poiché tutto è eterno, perché questo la sua domanda lo concede, almeno provvisoriamente lo concede, d'accordo? Se e poiché tutto è eterno, la relazione tra un qualsiasi essente e un qualsiasi altro essente è una relazione necessaria. Cioè è impossibile che un essente sia e un altro non sia. È una relazione necessaria. Ora, l'accadimento degli essenti, e cioè il processo del sopraggiungere, dell'incominciare ad apparire e del non apparire più degli eterni, questo processo può essere inteso come un processo che sarebbe potuto essere sostituito da un altro o no? Mi stanno seguendo? Cioè un processo necessitato o no. Loro di essenza del nichilismo hanno da leggere, quelli di loro che vogliono fare l'esame, hanno da leggere e ritornare a famiglia il post scritto. Ma se avessero vaghezza di leggere la terra e l'essenza dell'uomo, anzi anche il sentiero del giorno, troverebbero che ancora è affermato il comparire e lo scomparire degli eterni come qualcosa che è libero, cioè accade, ma sarebbe potuto non accadere così come accade. Questa tesi è una permanenza in quel libro dell'alienazione, della follia di cui abbiamo parlato prima e che la si può chiamare nichilismo. Perché? Ma nichilismo perché afferma che gli essenti possono essere niente, possono diventare niente e diventando niente sono niente. Ed essendo diventati da niente, sono stati niente. E se la curiosità crescesse da parte di questo ipotetico lettore di quel libro, allora in Oltrepassare si mostra il carattere alienato dell'affermazione che il sopraggiungere degli eterni sia l'espressione di una libertà,
loro ricordano che avevamo detto che se il divenire altro non appare, non appare né ciò che chiamiamo libero arbitrio, né ciò che chiamiamo determinismo. Perché libero arbitrio e determinismo sono le due forme essenziali del diventare altro. Hanno la stessa anima, anche se sono opposti, ma hanno la stessa anima. Spinoza ha la stessa anima di Aristotele da questo punto di vista, perché ve ne avrà parlato penso il professor Goggi, perché anche in Spinoza il processo della produzione dei modi è sì deterministico, ma è pur sempre il determinismo del diventare altro. E in Aristotele l'accadimento del mondo è sì non deterministico, ma è il non determinismo del diventare altro. Ora, quando noi diciamo sopraggiungere degli eterni nell'apparire e il loro uscire dall'apparire, cosa siamo obbligati a pensare relativamente a questa entrata ed uscita? Possiamo pensarla come un'entrata del free will, di una libera volontà. E vediamo anche qui che cosa accade pensando a una libertà del sopraggiungere degli eterni. E vuol dire che il sopraggiungere, ecco per esempio la mia mano in questo momento alzata così, è qualcosa che non ha alcuna relazione necessaria con tutto il resto. Perché se avesse una relazione necessaria non sarebbe libera. Quindi è ciò che è sciolta da ogni relazione necessaria con la totalità degli esseri. Ma non abbiamo detto prima che se e poiché ogni essente è eterno, è in relazione necessaria con ogni altro essente? Siccome l'abbiamo detto, dunque è impossibile che il sopraggiungere degli eterni e il loro uscire dall'apparire sia qualcosa che sarebbe potuto essere diverso dal modo in cui di fatto appare. Il suo apparire di fatto è un apparire di diritto. Quindi, come non si può confondere l'essere sé del destino della verità con il principio di non contraddizione, così non si può confondere la necessità del sopraggiungere degli eterni col determinismo, perché il determinismo è una figura del diventare altro. La necessità del sopraggiungere degli eterni non è una figura del diventare altro. È abbastanza soddisfatto della mia risposta? O... Sì, ho capito bene, ma c'è un qualcosa che determina questa necessità? Non ho capito. C'è un qualcosa che determina questa necessità o è intrinseca agli stessi enti eterni? Ecco, cominciamo a vedere cosa può voler dire determina. Ora, nella storia del pensiero occidentale, il determinare è il principio di causalità. Ora, il principio di causalità che cosa dice? Dice che c'è un ente
che determina il diventare altro di un certo altro ente. Il primo ente è la causa. L'essere diventato altro da parte di un certo altro ente è l'effetto. Quindi se per determinare si intende qualche cosa che abbia a che fare col principio di causalità, dobbiamo eliminare questa espressione dal modo in cui viene indicato il diventare altro delle cose. Ma qui c'è la possibilità di andare più a fondo, ma facendo qualche passo avanti. Il destino è la negazione dell'autonegazione della propria negazione. Chiaro? Il destino è la negazione dell'autonegazione, della propria autonegantesi negazione. Se scrivono un delta lì sulla lavagna, lo connettono a un se questo è il destino, il destino è in relazione all'autonegazione della negazione del destino. È chiaro lo schema? Ora, se si separa il destino dalla propria negazione, si separa il destino da se stesso, perché considerare semplicemente l'apparire degli essenti nel loro esser sé significa dimenticare la verità di questo apparire dell'essere sé. Significa considerare l'essere sé come un dogma. Perché non è un dogma, quanto abbiamo detto nelle precedenti lezioni, perché non è un dogma l'affermazione di ciò che appare, perché non è un dogma l'affermazione dell'essere sé? Abbiamo risposto. Perché il destino è la negazione, a sua volta, della autonegante sin negazione. La negazione nega il destino, ma anche il destino è negazione, ripeto, della propria autonegante sin negazione. Bene. Separare il destino dalla negazione significa avere davanti il cadavere del destino, non il destino. Lei mi chiede, è un'intrinseca necessità il sopraggiungere degli eterni, o che cosa determina questa necessità? E io prima le ho dato una parte di risposta e poi ho detto c'è da dire qualcosa di più, e cioè c'è da dire che se la follia, la negazione, se la follia non appare, non appare il destino. Quindi l'apparire della follia è necessario all'apparire del destino. E la concretezza di questo apparire è la concretezza del destino. Questa seconda parte della risposta le dice qualcosa di più della prima parte? Sì. Avrebbe qualcosa altro da dire? Perché qui si apre a questo punto un
il corso che vorrei fare la vostra avventura, ma che per ora se c'è qualcuno che vuole prendere la parola è bene lasciare da parte. Quindi se c'è qualcuno che vuole ancora chiedere qualcosa su un tema decisivo, perché insomma si sta fermando l'opposto di tutto ciò che viene loro insegnato. Di modo che loro hanno dalla loro la possibilità di avvalersi di tutta quell'enorme, grandiosa ricchezza che è costituita dalla sapienza dell'Oriente e dell'Occidente. Quindi non è che la follia sia una povera cosa nuda e priva di forza. La follia include tutto ciò che è di più grande, di più nobile, di più venerando, di più razionale, di più potente, è apparso lungo la storia dell'uomo, che è cresciuto tutto sul terreno della fede nel diventare altro. Quindi loro hanno dalla loro per smontare questo discorso, non solo da Aristotele a Hegel, a Heidegger, al neopositivismo, alla filosofia analitica, ma anche la scienza. La scienza che però non può pretendere, come oggi pretende, che la filosofia venga dopo l'accettazione di certe verità scientifiche. Mi riferisco per esempio a Searle, questo filosofo americano, ovviamente di valore, competente, ma che dice chi oggi, un filosofo che oggi non accettasse la teoria dell'evoluzione, sarebbe da considerare un povero uomo, un cretino. Ora, altro è ignorare la teoria dell'evoluzione, altro è fondare la filosofia sulla base della teoria dell'evoluzione. Ecco, oggi c'è la tendenza a porre alla base della filosofia la scienza. Ma la filosofia diventa completamente inutile, diventa un... Se è utile, è un lavoro scientifico. Utile vuol dire capace di trasformare il mondo. Se la riflessione filosofica sulla scienza non contribuisce alla trasformazione del mondo, non ha valore veritativo, perché la scienza riconosce di essere ipotetica, e non ha neanche valore scientifico perché non contribuisce alla trasformazione del mondo. E qui si sta invece alludendo a ciò che ha una radicalità essenzialmente più profonda di quella del più rigoroso dei saperi scientifici. Perché loro ricorderanno che dicevamo che la scienza si appoggia sulla manifestazione del mondo, cioè si appoggia sull'apparire, ma dando di spalle, cioè appoggia la propria schiena all'apparire del mondo. E poi procede, ma l'apparire del mondo è inteso come apparire del diventare altro delle cose, quindi si appoggia sull'alienazione. Quindi non può la scienza avere la pretesa di porsi prima della filosofia, e tantomeno la logica, che loro aprono il principio matematico di Russell e di Whitehead, che aprono, e incominciano a vedere l'affermazione che, per esempio, ma dopo una sequenza di passaggi, che P implica P, che dovrebbe essere un equivalente del principio di non contraddizione, ma è affermato immediatamente. Ma perché P è P? Perché il tavolo non può essere la porta?
quando, come dicevamo prima, può essere molto utile contraddirsi, ma non è utile anche alla scienza. Perché, ecco, questo diciamolo allora. Scienza vuol dire ormai capacità di trasformare il mondo, potenza. Ma per essere potenti bisogna credere che il mondo non sia un cristallo non scalfibile. Bisogna credere che il mondo sia disponibile al suo essere trasformato. E la disponibilità del mondo al suo essere trasformato è il diventare altro delle cose. Le cose sono disponibili ad essere trasformate perché già per conto loro sono un diventare altro. Poi interviene la potenza o dei demoni o degli dei, ma poi soprattutto degli uomini, i quali concentrano su di sé l'iniziativa della potenza e operano per trasformare il mondo, cioè per farlo diventare altro. Quindi il mondo è fatto diventare altro in base alla fede che le cose siano un diventare altro. Quindi adesso arrivo a, perché capisco quello che lei mi vuol dire. Io credo di capire. Il mondo è trasformato, ed è questa la frase che penso che l'abbia sollecitata, è trasformato in base alla fede nel diventare altro. Quindi è la follia e la contraddizione il fondamento della potenza della scienza. Ma abbiamo detto quella frase, il mondo è trasformato. Ma a questo punto possiamo proprio dire semplicemente è trasformato? O non dobbiamo dire piuttosto il mortale crede di trasformare il mondo in base alla fede nel diventare altro? Ecco, io prendo questo oggetto e lo metto qui. Ho trasformato il mondo. Ma se seguiamo il discorso, che cosa è accaduto? È accaduto da parte del mortale che crede di trasformare il mondo, e che in questo caso era incarnato dal sottoscritto. Il sottoscritto credeva di essere capace di portare un oggetto dal punto A al punto B. Ma che cosa è accaduto? È accaduto che prima è apparso l'oggetto nel punto A e poi è apparsa la mia mano con l'oggetto in mano e poi è apparso la mia mano con l'oggetto sul tavolo. Cioè sono apparsi tre eterni, tanti in mezzo. La mia mano che prende l'oggetto è un eterno, la mia mano che è sollevata è un altro eterno, la mia mano che deposita l'oggetto è un altro eterno. Ma altro è la fede che accada il diventare altro. Altro è il diventare altro. Quindi gli uomini credono di costruire imperi. Ma ci chiediamo come mai l'uomo continua a volere e non è mai soddisfatto di ciò che ha ottenuto. Ma qui diventa chiaro, non può essere soddisfatto, perché la volontà vuole l'impossibile. La volontà, in quanto volontà, vuole l'impossibile, non la volontà cattiva. La volontà buona e la volontà cattiva sono sullo stesso piano e vogliono l'impossibile. Qual è l'impossibile? Il diventare altro. Perché è l'impossibile? Perché nel diventare altro si crede che qualcosa sia il proprio altro. Quindi la volontà
crede di trasformare il mondo. Quando il mortale vuole, crede di ottenere, ma non ottiene ciò che vuole. Tanto è vero che continua a volere altro. A volte ci sono delle congruenze per le quali si crede di aver ottenuto, ecco, Alessandro Magno crede di aver ottenuto ciò che voleva, ma crede di averlo ottenuto, non l'ha ottenuto. Era questo che lei voleva domandarmi? Sì, questo, questo concetto, tutto è volontà di potenza, sì, per dire la dice, cioè questo diventare altro, ciò che tenga sulla voce, questa volontà di potenza che c'è dietro ogni essente, dietro ogni cosa. Se io in mano un seme, c'è una volontà di potenza che però, ma se parla in giro è il valore esaltato, tanto è vero che prima parte del corso abbiamo detto è esaltato con motivi, la tecnica che fa fuori tutta la tradizione, la forma suprema della volontà di potenza, ma la volontà di potenza crede di aver potenza, ma c'è anche un altro motivo per il quale ne accenno solo rapidamente. Credo di averlo anche già accennato. Loro conoscono Popper, il quale dice che, ditemi se l'ho già detto, il quale Popper afferma che la scienza è intersoggettiva. Cioè, se scrive in congetture e computazioni, se Robinson Crusoe nella sua isola deserta avesse fatto tutte le scoperte scientifiche che oggi sono in possesso dell'uomo, non avrebbero avuto valore scientifico perché sarebbero state percepite soltanto da lui e non avrebbero avuto un riscontro intersoggettivo, così Popper. Quindi la scienza è potente perché è intersoggettivamente riconosciuta tale potenza. Ma chiediamoci, questo riconoscimento è un fatto evidente o è un'interpretazione? Ma è una enorme interpretazione, perché si crede che esista una società, una pluralità di uomini. Si crede che il loro comportamento abbia un certo significato. Si crede che la lingua che parlano sia, vogliamo, la lingua inglese. Ma sulla base di tutte queste condizioni diciamo sì, c'è un consenso intersoggettivo. Ma è una fede che ci sia un consenso intersoggettivo. Quindi che esista la potenza della scienza è una fede. Poi è andato, questa volta sono stato sovrabbondante nella mia risposta, ma credo che valesse la pena di richiamare questo tratto dell'epistemologia contemporanea. Ci vediamo la volta prossima. Saranno solo delle prove, così, il prossimo torneremo a